Noi ci mettiamo a disposizione per costruire una visione, ecco, una visione futura. Sappiamo che con te, posso darti del tu, con Michele Emiliano, possiamo immaginare di costruire una visione nei prossimi anni e quindi, come dire, ci stiamo preoccupando di dire, noi la nostra parte la facciamo. Noi siamo la Puglia che ce la fa, non che ce la potrebbe fare, noi ce la facciamo. Questo è il punto chiave. Rispetto a questo ovviamente facciamo arrabbiare tutti, perché c'è stato persino qualcuno in passato che pensava di darci degli ordini, no? Chiamava da Roma e diceva, Presidente, tu su questa questione devi tenere questa posizione, perché questa è la posizione del governo centrale e del tuo partito. E io ho detto, no, mi dispiace, io appartengo a una cooperativa molto grande, che si chiama Puglia, che ha la sua visione delle cose, come peraltro prescrive la Costituzione della Repubblica. La Costituzione definisce il regionalismo, le autonomie regionali, e anzi, ove vi fosse una comunicazione programmatica tra il governo nazionale e le regioni, si sarebbe una violazione costituzionale. Le cose o si fanno tutte insieme o non si fanno. Mi permetto di dire che la metafora del cooperativismo, definito anch'esso dalla Costituzione, me lo ricordo, è la metafora dell'efficienza della politica come metodo di cambiamento della società. Non ci sono cambiamenti per settori, non ne ho notizia. Noi abbiamo fatto in questi 15 anni cose pazze, direbbero i napoletani, perché abbiamo fatto un click tutti insieme su 5-6 grandi pilastri fondamentali, accoglienza, tutela dell'ambiente, cultura diffusa, lavoro efficiente, lotta alla mafia, ce ne sarà qualcun altro, ma nella sostanza trasmettiamo l'immagine di una regione in equilibrio, abbiamo i dati economici tra i migliori tra le regioni italiane, nonostante il 2018 non sia stato per l'Italia un anno più formidabile della storia economica. La Puglia ha dati buonissimi, siamo cresciuti come il nord-est e il doppio dell'Italia. Certo, dice, ma eravate decresciuti molto in passato, che pulita a me. Questo abbiamo potuto fare e l'abbiamo fatto però. E l'occupazione in 4 anni è cresciuta di 131.000, cioè, e qualcuno mi dice, poi fai attenzione perché qui ci sono anche quelli che lavorano un giorno solo, 2 giorni solo, però come la dobbiamo misurare questa? Cioè, se così è, vuol dire che gli altri comunque non hanno fatto peggio di noi. E su questo credo che una maggiore capacità, per esempio, di alcuni mondi di lavorare in modo cooperante sia fondamentale.